Salve a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con le ciofeche cineludiche di Stroncando l'Orrore. Oggi effettueremo un salto nella storia dei videogiochi, già che ci ritroviamo nel 1987, l'anno di uscita di Double Dragon, picchiaduro a scorrimento sviluppato dalla Technos Japan e distribuito dalla Taito. Si tratta del primo picchiaduro a scorrimento di successo, nato dalle ceneri dello sfortunato Renegade, sempre della Technos Japan. Ragazzini da tutto il mondo buttavano milioni e milioni di monetine nei cabinati arcade giusto per arrivare a vedere la fine del gioco o semplicemente per fare il punteggio più alto. La trama vede due fratelli gemelli, Billy e Jimmy Lee, mentre si fanno strada pestando a sangue dozzine di teppisti per le strade di una New York post-apocalittica distrutta da una guerra nucleare. Il tutto per salvare la loro amica Marian rapita dalla banda dei Black Warriors. Insomma, il classico pretesto della principessa da salvare. Il gioco ottenne un importante successo che portò alla realizzazione di svariati seguiti e, nel 1994, di una pellicola dall'omonimo titolo, Double Dragon. Peccato che abbia floppato in maniera clamorosa. Il progetto era decisamente ambizioso, con un cast composto da attori ben selezionati e una spesa di 8 milioni di dollari, all'epoca tutt'altro che bruscolini per una trasposizione del genere. Eppure gli incassi hanno faticato a coprire l'investimento iniziale, arrivando soltanto molti anni dopo alla somma di 17 milioni di dollari grazie al mercato del videonoleggio. Gli interpreti di Billy e Jimmy sono rispettivamente Scott Wolf di Party of Five e, oddio, Mark Dacascos del mockbuster asalumiano I Am Omega e del già stroncato in forma scritta Wolvesbane. Mi spiace per Dacascos, perché come marzialista non è male e meritava una carriera meno orribile. Possiamo ammirare le sue abilità né Il Patto dei Lupi, dove veste i panni di Mani, oppure nell'interessante Solo la Forza, che se vi piacciono i combattimenti o la capoeira, vi straconsiglio di recuperare. Sempre nel cast di Double Dragon abbiamo Robert Patrick, il cattivone di Terminator 2, e udite udite una giovanissima Alyssa Milano. Bene, le presentazioni sono finite, vediamo dunque perché questo film ha disgustato così tanta gente. Double Dragon è ambientato a New Angeles, una Los Angeles del 2007 devastata da un terrificante terremoto. Non mi spiego perché non siano rimasti fedeli alla storia originale, ambientandola in una New York distrutta da una guerra nucleare. Faceva troppo Kenshiro. Stringiamo quindi conoscenza con Koga Shuko, il cattivo ideato appositamente per questo film, dotato di una capigliatura capace di trasmettere tutta la sua malvagità. Complimenti per i capelli! Koga vuole posare le sue manacce ossigenate su un mistico medaglione che garantisce poteri sensazionali al suo possessore. Perché? Beh, perché vuole dominare New Angeles. Straordinaria intuizione. Un'ambizione un po' deludente. Insomma, niente conquista del mondo? Si accontenta di una città povera e devastata? Koga possiede solo metà del medaglione, quello dello spirito, che gli concede di entrare nel corpo delle persone e di controllarle totalmente. Ma osserveremo Oxygen Man in azione più tardi. Trovatemi l'altra metà subito! Prima buttiamo un occhio sui gemelli lì, impegnati in un torneo d'arti marziali urbano. Oh, grande Jimmy! Hey. Refugio ai fratelli lì! Tocca a me! Ancora no! Billy, tocca a me! Gemelli un corno, cioè quelli appartengono a due razze diverse, altro che... Comunque, fin dalle prime battute intuiamo il carattere dei due. Jimmy è l'elemento maturo e realista del duo. Non siamo qui solo per divertirci! Mentre Billy è... come dire... Bene, abbiamo 10 punti in più! Cosa? Perché... Stop! Infantile? Fastidioso? Da sprangate sulle gengive? Non so, decidete voi. Quelli lì sono squalificati! Sì! Ha vinto la squadra rossa! Sì! Ecco! Orfani dei genitori e, probabilmente, in ospedale hanno fatto casino con le culle perché quei due non possono essere nemmeno gemelli di zigoti, i Lee sono molto legati a Satori, la loro tutrice legale nonché custode della seconda metà del medaglione, quella relativa al corpo, di potere sconosciuto. Bene, passiamo un po' di folklore locale. In seguito al terremoto, le bande di New Angeles sono saltate fuori e si sono spartite il territorio, costringendo le forze dell'ordine a innalzare un coprifuoco per evitare di incontrare gente come... A causa dei casini provocati da Billy al torneo, il trio sfora con gli orari e viene bloccato da...
Questa specie di elefante si chiama Bo a Bobo. No, non è colpa dello sceneggiatore, visto che nel videogame esiste un mini boss di nome Bo a Bobo. Ma come si fa a chiamare un cristone Bo a Bobo? Cioè, come minimo il creatore avrà chiesto consiglio a sua figlia di 6 mesi. Dai, piccina, mi serve solo un nome per questo personaggio, dai. Ancora? Ma non sai dire altro? Va bene, hai vinto tu, Bo a Bobo. Quello che però colpisce è che i cittadini di New Angeles hanno accesso a un database che riporta l'identità di tutti i criminali della città, con tanto di informazioni extra come... E riesce a sollevare 3 quintali e mezzo. Il pedaggio per passare da qui è di $50. Che diavolo, la polizia conosce nome, cognome, luogo di lavoro e crimine di tutti i delinquenti e si limita ad alzare un coprifuoco? E poi, un pedaggio di soli $50? Non credo che passi molta gente di notte, no? Dunque, perché non portare il prezzario a tutto quello che hai? Bo vuole come pagamento il medaglione di Satori, ma la riluttanza della donna costringe il gruppo a buttare cartacce e lattine nel motore della macchina. Eh? Sei troppo lento, Billy, sbrigati! Tu pensa a guidare, piuttosto! Altamente infiammabile, polifosfati, mononitrato, ok! Questo va bene! Tecnologia post-apocalittica come la console di comando montata sul furgone dei teppisti, che consente loro non solo di riconoscere i fratelli Lee, ma anche di individuare via radar su una mappa il veicolo inseguito e di guidare senza guardare la strada. Serve su un furgone un sistema per guidare senza guardare. L'inseguimento si spegne con i veicoli fuori uso. Lo sai che prima ho rivisto tutta la mia vita in un attimo? È stata una bella esperienza. Non fare il cretino, abbiamo distrutto la macchina. Ma abbiamo risparmiato i $50 del pedaggio. No, un momento. Bo si arrabbia e comincia a esprimersi con il suo linguaggio nativo, il growl. A mettere in fuga i crestoni sono i Power Corps, un gruppo illegale che combatte l'illegalità per le strade. Un po' una contraddizione, me l'immagino mentre si prendono a pugni tutto il giorno. Dopo aver assistito a un po' di ciance tra il duo e Marian, il capo del Power Corps ergo Alissa Milano, scopriamo che a Bobo lavora per Koga e... Inizio conosciuto, teatro The Ville. Frequenta il quarto anno... Come facevo a saperlo? Sembrava una collana qualsiasi. Ecco che il cattivo scopre che possiede il secondo pezzo del medaglione, quindi mette a Bobo sotto steroidi e decide di fare una capatina a casa lì. Su, dammi il medaglione. Scordatelo. Beh, ci ha provato con le buone e non ha funzionato, strano. Quindi, mazzate su mazzate. E signore e signori, finalmente eccolo, a Bobo sotto steroidi. È la cosa più abominevole mai apparsa su uno schermo e non sembra nemmeno questa grande minaccia. Guardate come si muove, ha l'agilità di un bradipo con le scarpe legate tra loro. E viene messo KO da Satori. Il problema è che in realtà la ragazza è Koga nel corpo di Satori. Dammelo! Questo errore vi costerà molto caro. Inquietante, sembra Mamandalir. Quindi, le buone non sono bastate, l'aggressione nemmeno, l'inganno neppure, qual è il piano D? Semplice, dare fuoco a tutto. Beh, mi sembra sensato, no? Insomma, che altro poteva fare? Entrare nel corpo di Billy e strappare via il medaglione? Ehi, lo poteva fare!
Satori si sacrifica per permettere ai protagonisti di scappare e trattenere Koga, ma non solo il cattivone si salva, ha anche intenzione di assumere il controllo di tutte le gang di New Angeles per recuperare il prezioso artefatto. E lo vediamo fronteggiare uno dei capi, ergo Michael Berryman, già visto nell'originale Le colline hanno gli occhi. Io adoro Berryman, recita così male da far sgarasciare. E qui non fa eccezione, guardate che espressioni. Chi sei? Essere insignificante. Non ti ho ancora dato il permesso di parlare. Devo essere un demente. I Maniacs non prendono ordini da nessuno. Sto recitando. Koga diventa invisibile e strangola Berryman, accattivandosi l'opinione pubblica. Quindi, di colpo, Billy e Jimmy si ritrovano contro tutti i teppisti della città. Eppure questo non sembra essere un grave problema per i due. E ci credo, finché i malintenzionati si fanno avanti uno alla volta. Ehi ragazzi, c'è un pacco per voi! Posta aerea! Bisogna dire che ha preso il suo mestiere alla lettera. Ho preso pugni amici per battute molto meno squallide. I protagonisti si rinchiudono in una rimessa, scappano con un botoscafo trovato casualmente sul posto e danno vita a uno scialbo inseguimento in mare. Scialbo fino a quando uno degli acquascuteristi scaglia un missile a caso. Sì, un missile. Sbaglio, l'acqua del fiume è infiammabile! Cosa? Tieniti forte, Jimmy! No, dico, era necessario. Insomma, guardate i protagonisti, non hanno subito danni né incontrato difficoltà. Quindi mi chiedo, era necessario spendere tre quarti del budget per questo? Che diamine, potevano limitarsi a un paio di schioppettate e concentrare le spese su altri effetti tipo, non so, a Bobo sotto steroidi. E invece no, l'omone deve indossare delle protesi in plastica perché, sapete, c'è la grande scena dell'esplosione gratuita senza senso. Dopo aver capolineato a caso, i protagonisti vengono dati per morti, anche se, come è facile immaginare, non è vero. Non sapendo cosa fare, decidono di cercare asilo e aiuto a Marian, che nel frattempo è impegnata a torturare a Bobo per ottenere informazioni. Basta, odio gli spinaci! Oh, non fare capricci. Te lo domando per l'ultima volta, perché Shuko ha unito tutte le bande? Ti ho detto che non lo so! Lo tortura a forza di spinaci. Vabbè, neanche a Guantanamo osano tanto, ma perché lo steroidato a Bobo non reagisce? Insomma, ha le potenzialità per sfondare un muro semplicemente camminandoci contro e si lascia bloccare da un paio di comunissime corde da una fanatica degli spinaci? Lasciamo stare, piuttosto i Lee trovano la base sotterranea super segreta dei Power Corps e non ci viene spiegato come. Qui cianciano con Marian e la convincono a lottare contro Koga, quindi bam, riecco il trio negli uffici super segreti del cattivo. Che diavolo, si vede che a New Angeles i nascondigli sono indicati da gigantesche insegne al neon perennemente illuminate, non so... Il piano è questo. Ho inserito nella rete telematica delle bande di strada dei dati falsi, dai quali risulta che la banda dei Maniacs ha incassato molti più soldi a danno delle altre. Appena questi dati passeranno nel computer centrale di Shuko, le altre bande si ribelleranno. Ecco, questo è il mio piano. Ma questo non farà altro che mettere le bande l'una contro l'altra, come prima. Cioè, non c'è nulla che riguardi Koga o il medaglione. Insomma, ora come ora, questo piano non serve a niente. Concordo, sono dei pazzi senza freni. Ah, ti pareva, per te sono tutti pazzi, io compreso. Anzi, mi chiedo come abbia fatto a partorire la proiezione mentale di uno psicanalista scadente come te. Il fatto è che il piano fa schifo, punto. Scherzi, è un piano semplicemente geniale, vieni. Siete due pazzi. Bravo Jimmy, tu sì che hai capito tutto. Beh, che c'è, che ho detto? Marian sorprende suo padre, un poliziotto, mentre rifiuta le proposte di corruzione di Koga. E Billy ha un altro piano geniale. Sto solo cercando di ragionare con una persona intelligente e di trovare il modo migliore perché la nostra città viva in pace e senza inutili spargimenti di sangue. La mia è... Linda, donzella al servizio del cattivo nonché personaggio presente nella saga videoludica,
Si accorge del tentativo di furto e con una naginata mette allo scoperto il trio. Quindi il poliziotto se la prende con la bionda, mentre i due si fanno fregare nella maniera più stupida possibile. Vale! Forse a Bobo non è il personaggio più stupido del film. Dopo tanto cascare, il trio delle meraviglie si ritrova in un obitorio sotterraneo. Qui Koga sfrutta il medaglione per entrare nel corpo di un cadavere e cattura Jimmy. Jimmy rimane con me. Ancora, idiota, devi usare quell'abilità su Billy, lo vuoi capire o no? Deve essere un demente. Adesso immaginate il caos che si è scatenato nell'edificio. Guardie allertate, allarmi, sistemi di sicurezza attivati. Ecco, immaginatelo e basta, perché un momento dopo vediamo Billy e Marian sani e salvi alla base dei Power Corps. Ma come hanno fatto a svignarsela così senza problemi? E il poliziotto non fa eccezione, eccolo appena tornato in centrale. Il manuale del riccone cattivo stabilisce che, in seguito a un tentativo di corruzione andato male, il poliziotto incorruttibile deve morire! È scritto qui! Ah. Pronti per l'anarchia totale? Gli scagnozzi di Koga attaccano i Power Corps, quindi arriva Jimmy. No, non è Jimmy, è Koga nel corpo di Jimmy. L'hai detto. Bene, idiota, sei ancora una volta davanti a Billy. Ora riacquista un minimo di dignità e prendi possesso del suo corpo. A noi due, moscerino. Imbecille! Dopo averle prese di santa ragione, finalmente Billy riesce ad usare il medaglione, diventando invulnerabile. E sapete come riesce ad attivarlo? Semplice, cercando di scagliarlo via! Pezzo di latte! Non vali proprio niente! Stai lottando contro un criminale nel corpo di tuo fratello, una carogna senza scrupoli che vuole il medaglione per dominare la città. E tu che fai? Lo butti via? Ma sei scemo o cosa? Già, hai ragione. Koga affronta la realtà dei fatti. Combattere contro un essere invulnerabile è inutile, sicché piano B. Prendere il controllo del corpo di Billy? No, uccidere Jimmy. Per fortuna, l'amore fraterno e l'invulnerabilità sono più forti delle minacce. Infatti, Billy non permetterebbe mai a Jimmy di farsi del male. Esci da mio fratello! Per il suo bene. Jimmy torna in sé, ma finalmente Oxygen Man mette le mani sull'altro pezzo del medaglione, ottenendo così l'artefatto completo e il potere assoluto, che consiste... nello sdoppiarsi in due samurai? Nemmeno così abili, tra l'altro. A Bobo appare sulla scena e fornisce un aiuto provvidenziale. Shuko, odia la luce! Odia la luce. Secondo me lo sceneggiatore si era arenato. Mi serve un punto debole. Gli spinaci? Dai, gli spinaci non converrebbero. Ma certo. Sento odore di Oscar. E guardate che nemico terribile. I protagonisti paiono in grado di massacrarlo anche senza ricorrere a trucchetti. Ma Marian accende comunque un'insegna, indebolendo ulteriormente Koga, quindi... Quando una coreografia d'azione è brutta, non c'è musichetta o rallenti che tenga. Ora, non chiedetemi come, dove, quando e perché, ma dal cielo piovono i due pezzi della medaglia e i protagonisti attivano la trasformazione. Oh no. Oh sì! Quindi le tenute da combattimento degli antichi guerrieri erano piene di lustrini.
Jimmy entra nel corpo di Koga, effettua una generosa donazione destinata alle forze dell'ordine e si costituisce, quindi finalone con immancabile gag trash. Siete pronti? Certo che no, ma io non vedo l'ora di archiviare questo maledetto video. Marian mostra a Jimmy una sorpresa, l'auto a combustione random dei fratelli Lee è stata riparata. Tutto molto bello se non fosse per Abobo e il suo ardente desiderio di provare il veicolo, sicché Jimmy e Marian maturano un sospetto. Non ce la faccio più! Non è Abobo, è Billy. Ho proprio bisogno di rilassarmi un po'. Quindi tutti a bordo, Billy che appare dal nulla e urla di terrore causate dalla guida spericolata di Abobo. Quindi titoli di coda. Ora, considerando che è Jimmy a possedere il potere di entrare nel corpo delle persone, come fa l'idiota a non accorgersi di quanto la sua idea sia campata in aria? Ecco come chiudere un film con deficienza totale. In un videogioco come Double Dragon si potevano cavar fuori pochi tipi di storia, e di certo non potevi fare una pellicola dove i protagonisti per 90 minuti camminavano in strada pestando tutti quelli che incontravano, ma... da dove inizio? Partiamo dai lati positivi. Innanzitutto non hanno utilizzato il cliché della principessa da salvare e hanno trasformato Marian nel capo di Power Corps. Poteva andare peggio. E terminati i lati positivi, passiamo a quelli negativi. I protagonisti sono poco carismatici, in particolare Billy, che è lo stereotipo esagerato del ragazzo fastidioso che agisce senza pensare alle conseguenze. Senza l'aiuto o il supporto di chi lo circonda, Billy non camperebbe più di 20 minuti a New Angeles. Gli effetti speciali sono semplicemente ridicoli, anche per un film del 94. Cioè, aure glitterate, bestioni plasticosi... L'unico effetto speciale bello è quell'esplosione gratuita, inutile e insensata a metà del film, quella che ha richiesto praticamente quasi tutto il budget. Le coreografie d'azione sono poco ispirate e consistono principalmente in pugni da rissa e rincorse con interazioni ambientali, in puro stile Jackie Chan. Insomma, considerando che compongono più del 30% della pellicola, gli potevano dedicare una maggiore attenzione. La trama è ricca di forzature atte ad allungare il brodo e nel contempo è povera di dettagli. Basti pensare, non so, al punto debole del cattivo, la luce, oppure alle innumerevoli possibilità che ha avuto per mettere le grinfie sul medaglione di Billy. Innumerevoli possibilità che ha avuto e sprecato. Straordinaria intuizione. Double Dragon è l'esempio perfetto di franchise milionario sfruttato male. Uno dei capostipiti della serie film deludenti tratti da videogiochi. Uno storico fallimento per uno storico picchiaduro. Bene, rimane soltanto una ciofeca cineludica da stroncare, ovvero... Oddio no... Ho vista la situazione, forse dovrei dire mamma mia. Ci vediamo fra 7 giorni.